Si è dimesso il generale Speciale. Non collabora al servizio di questo governo, ha spiegato in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica. Missiva irrituale, ha commentato il Premier Prodi. Il Ministro dell'Economia in serata ha accettato le dimissioni del generale. Intanto non si placano le polemiche politiche con l'opposizione, che rinnova le critiche al Ministro Padoa-Schioppa. Due donne uccise a martellate nella loro casa di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Mariangela Navone e Antonella Grassano, madre e figlia, sono state trovate ciascuna nel proprio letto con il cranio fracassato. I carabinieri hanno fermato il marito e padre delle due donne, Angelo Grassano, 54 anni. Era al piano di sotto della stessa casa, in stato confusionale. Sarebbe lui l'autore del duplice omicidio. La sentenza per l'omicidio nella metropolitana di Roma. Condannata a 16 anni di reclusione, Doina Matei, la giovane romena che uccise con la punta di un ombrello in un occhio Vanessa Russo nell'aprile scorso. La Matei è stata condannata per omicidio preterintenzionale non volontario. Mi aspettavo di più, ma questa condanna può bastare, è stato il commento della madre della vittima. Si è conclusa la fuga di Enrico Merendini, il quarantenne che questa mattina a Biella ha fatto irruzione in un lanificio armato di un coltello, sequestrando la sua ex convivente. Lui e la donna sono stati rintracciati dai carabinieri sul lungomare di Andora, in Liguria. Entrambi stanno bene, l'uomo è stato arrestato. Mezza Italia ancora sotto la neve, imbiancata anche la Sardegna, dove si sono verificati maggiori problemi con strade chiuse e paesi isolati. Disagi alla circolazione stradale in Umbria, la situazione si va normalizzando al centro-sud, mentre l'ondata di gelo si sposta al nord. Il freddo fa schizzare i consumi elettrici verso il nuovo record. Buonasera e bentornati a TG2 Punto di Vista. Domani l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite voterà la risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali. Cos'è la moratoria? La moratoria è una sospensione a tempo indeterminato delle condanne in attesa dell'abolizione su scala mondiale della pena di morte. Dunque stop al boia in ogni angolo del mondo, almeno così dovrebbe essere. Un traguardo comunque importante l'aver portato la risoluzione al voto dell'Assemblea Generale, un traguardo che va a tutto merito dell'Italia e in particolar modo di una signora dall'aspetto minuto ma che di grinta ne ha da vendere, soprattutto quando si parla di diritti civili. Buonasera al Ministro Emma Bonino. Buonasera, buonasera a tutti. In pochi lo sanno, ma fu lei nel 1994 a muovere i primi passi lungo questo cammino che domani arriverà ad un giro di boa fondamentale. Beh, all'epoca fu un incarico datomi dal governo d'epoca, dal presidente Berlusconi, di coordinare a livello appunto Nazioni Unite questa campagna che è stata lanciata e condotta in tutti questi anni con moltissimi aiuti, per la verità, da nessuno tocchi Caino. Lei ha un cartello lì davanti. Ho un numero che è il 48584. Vede, in questi giorni molti passanti, cittadini, si sono congratulati con noi di questa vittoria che credo... Lo mostri bene alla telecamera. Importante. E mi chiedevano, ma noi cosa possiamo fare? Proprio perché la campagna non è finita, bisogna andare avanti, nonostante, spero io, la vittoria di domani. E questo numero, col cellulare o col numero da casa, vi consente di contribuire con un euro o con due euro a questa campagna che ha domani un momento storico, obiettivamente, voluto da tutto il Paese, da tanti anni. Questo è un tema in cui l'Italia non si è divisa tra destra e sinistra, devo dire, anche questo fa onore, e che deve continuare, ma certo senza sostegni, fin qui sono arrivata però. Presentiamo l'altra nostra ospite, la signora Barbara Bacci, l'unica italiana ad aver assistito ad una esecuzione capitale, era l'esecuzione di Dominic Green, un afroamericano condannato a morte in Texas per un omicidio che giurava di non aver commesso. Grazie innanzitutto per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. Sono Grazie subito voi, buonasera. Da voi, vediamo però prima insieme la nostra copertina firmata da Roberto Kinzeri. Makhuvan Muluzadeh, 21 anni, è morto lo scorso 5 novembre, impiccato in Iran per il reato di sodomia. L'omosessualità, ma anche l'apostasia e l'adulterio nel paese degli Ayatollah sono crimini da pagare con la vita. Siamo nel 2007 e sono ancora una cinquantina i paesi nel mondo in cui lo Stato uccide.
Succede soprattutto in regimi dittatoriali o illiberali. Il primato tocca alla Cina, dove si stimano dalle 5.000 alle 8.000 esecuzioni ogni anno. Seguono proprio l'Iran e il Pakistan. Ma si muore anche in 11 paesi democratici, tra cui gli Stati Uniti ed il Giappone. In America però qualcosa sta cambiando. Giovedì scorso il Parlamento del New Jersey ha votato l'abolizione della pena capitale. Sarà il primo Stato americano a mandare in pensione il boia. Italia ed Europa si sono impegnate affinché la pena capitale sia abolita in ogni angolo del pianeta e hanno chiamato in causa l'ONU. La moratoria universale della pena di morte, infatti, approvata dalla Terza Commissione delle Nazioni Unite lo scorso 15 novembre, passerà domani all'esame dell'Assemblea Generale. Se la risoluzione avrà disco verde, potrebbe essere un giorno da ricordare. Ministro Bonino, quante sono le condanne a morte eseguite ogni anno in Italia? Almeno quali sono i numeri conosciuti? No, i numeri conosciuti, conosciamo le decine degli Stati Uniti piuttosto che del Giappone, ma in realtà quello che non si conosce sono le migliaia che si stimano in Cina piuttosto che in Arabia Saudita o in altri paesi. In ogni caso stiamo parlando di migliaia di persone, quindi credo che basta da solo, ecco, anche perché sono così omicidi, virgolette, di Stato, di governo, cioè non, e questo fa ovviamente la differenza, ma insomma stiamo parlando di migliaia di persone, alcuni magari per errori giudiziari, che credo sia quello che sta facendo più dibattito negli Stati Uniti, appunto perché è la pena irreversibile, in realtà l'uomo è errore irreversibile. Sono errori irreversibili, mentre invece la fallibilità è insita dell'essere umano. Che giornata sarà la giornata di domani? Ma per me, per noi, io spero che, certamente è una giornata che corona 13 anni di impegno, 13 anni di cocciutaggine radicale in cui non abbiamo smesso un giorno, ma tutti quanti, ognuno come poteva, chi con la non violenza, chi al governo, chi al Parlamento, insomma, chi con i digiuni, chi con gli scioperi della fame e della sete, che ha impegnato veramente tutti quanti, ma soprattutto abbiamo aggregato non italiani, in giro per il mondo. Guardo la signora perché siamo stati insieme in Illinois e in Florida negli anni 2000 e viene domani questo che io penso sarà una data storica come l'inizio dell'abolizione della schiavitù, quindi una cosa di cui andare fieri essendo inteso che non è finito. Barbara Bacci, lei ha conosciuto Dominique Green rispondendo a un suo annuncio pubblicato su un giornale italiano, poi 10 anni di scambi di lettere, lei a casa, Dominique Green in carcere. Come si vive nel braccio della morte? Beh, nel braccio della morte penso che più che vivere si sopravvive, bisogna imparare a convivere con questa grande paura di una morte certa e quindi questo diciamo mangia l'anima di queste persone. Quanto è stato Dominique Green nel braccio della morte? Lui è stato arrestato a 18 anni e processato a 19 e quindi 11 anni, a 30 anni è stato ucciso. Era il 24 ottobre del 2004, carcere di Huntsville in Texas. Quel giorno lei era lì ed era lì per volere proprio di Dominique. Certo, Dominique me l'aveva chiesto quando ci siamo conosciuti 10 anni prima quasi e io gli ho promesso che certo sarei sempre stata con lui, succedesse quel che succedesse. Ce ne vuole di coraggio? Ce ne vuole, ma nell'amicizia credo che è una cosa che viene anche spontanea, non si può abbandonare una persona in un momento così difficile. So che non le fa piacere, ma io devo chiederglielo, ha voglia di raccontarci cosa ha visto attraverso quel vetro? Certo, beh, è una cosa molto impressionante perché quando le guardie permettono ai testimoni di entrare la persona è già legata al letto e tutto questo ha un che di terribile perché è ormai stata privata della sua dignità di essere umano e quindi legato al letto gli viene avvicinato il microfono e lui può parlare. E Dominique ha parlato tanto finché il veleno non ha cominciato ad agire. Ci sono voluti 9 minuti per morire. Sì, 9 minuti. Un'eternità. Sì, un'eternità. Purtroppo, una cosa molto strana è che questo veleno agisce per prima cosa causando una paralisi
e quindi lui, come tanti, ha semplicemente smesso di parlare. Noi non vediamo niente, ma molto probabilmente c'è un grande dolore. Mi corregga se sbaglio, quel giorno per la prima volta ha il figlio della vittima, dell'uomo che Dominique, secondo la sentenza, aveva ucciso, fu vietato di assistere all'esecuzione perché insieme alla famiglia si era dichiarato contrario alla pena di morte. Il figlio della vittima addirittura ha tentato per due volte, se non ricordo male, di chiamare il governatore dello Stato, il quale neppure gli ha risposto. Esatto, esatto. Guardi, non il figlio, ma entrambi i figli, che erano diventati amici di Dominique, avevano più o meno la stessa età e la madre, cioè la moglie della vittima, era stata stranamente vicina a Dominique. Lei aveva seguito anche il processo ed era convinta che non fosse un processo giusto. Loro volevano stare con Dominique e gli è stato impedito sulle basi che era una cosa troppo sconvolgente. Che è una cosa incredibile, perché se fossero andati come testimoni che volevano la pena di morte, e naturalmente potevano entrare. Infatti è stato anche detto che era una situazione troppo anomala e non sapevano come reagire. Emma Bonino, eppure qualcosa comincia a muoversi. Pochi giorni fa lo Stato del New Jersey ha autonomamente approvato un disegno di legge che abolisce la pena capitale. Però quelli che preoccupano sono gli altri paesi, la Cina, l'Iran, l'Afghanistan, i paesi che in qualche modo hanno un codice penale dettato dalla Sharia. Sicuramente, ma anche lì si aprono delle grandi crepe, proprio per questo non dobbiamo dismettere. Per esempio nei paesi musulmani, recentemente all'incontro con l'Algeria, il presidente Prodi e il ministro D'Alema hanno molto perorato, spiegato la causa al presidente Bouteflika, e il presidente Bouteflika ha deciso di votare a favore, di far parte anzi dei co-sponsor. Il Marocco assumerà una situazione di astensione, la Turchia invece voterà a favore della moratoria, la Tunisia non sappiamo bene, quindi, ma anche i paesi del Golfo, per esempio, che oppure magari voteranno ancora contro, però il dibattito è molto aperto. Quindi, anzi, io credo che domani, spero io, che la vittoria di domani avrà numeri ancora più impressionanti, diciamo, del passaggio in commissione. Ma ripeto, per questo non dimenticatevi questo numero di telefono. Sembra poco, però è il gesto. Di questo volevo parlare. Di questo volevo parlare. Sì. Lei ha fatto tanto quando era segretario del Partito Radicale. Diede in qualche modo vita insieme ai suoi collaboratori all'associazione Nessuno Tocchi Caino. Sì, ed è quindi, non so, 13 anni di campagna fatta in Italia, in Europa, nel Parlamento Europeo, in viaggi, missioni, Africa, Florida, Illinois, Giappone un giorno, perché pareva si aprisse un minimo di contraddizioni e poi non è stato così. Caraibi, abbiamo coinvolto la Commissione Estera della Camera, costretto e convinto deputati e colleghi a fare missioni. Ma appunto tutto questo, insomma, siamo un po' esausti, abbiamo bisogno di altre forze per andare avanti. 48584, un bel regalo di Natale, tanti bei regali di Natale a voi tutti, a voi stessi per la verità, perché appunto non la vendetta ma la giustizia deve essere quello che vogliamo. Grazie ad Emma Bonino, in bocca al lupo, grazie a Barbara Bacci, ancora complimenti per il suo coraggio. Grazie a voi per averci seguito anche questa sera. TG2 Punto di Vista torna domani, buonanotte.